Buongiorno, sono Daniele Corzani, dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale Gaetano Chierici di Reggio Emilia. Il Liceo Artistico nasce come istituto d'arte e poi si inserisce nella filiera degli studi liceali. Questo significa che le componenti strettamente tecniche e professionali tipiche dell'istituto tecnico lasciano spazio a degli strumenti culturali, razionali, creativi, progettuali e critici. Allo stato il liceo artistico conta di 1036 studenti iscritti in 41 classi. Ci sono 4 indirizzi e uno di questi 4 indirizzi è suddiviso in 4 curvature differenti. Qual è la figura di studente che deve iscriversi al liceo artistico? Deve essere uno studente che deve aver ben chiaro quali sono le sue capacità e i suoi interessi nello studio dei fenomeni estetici e in tutte le pratiche artistiche, nella loro varietà. Il liceo raccoglie queste predisposizioni, le alimenta, le fortifica, dà forza e trasmette quegli strumenti necessari e indispensabili per portare al termine questo percorso di studi. Al liceo artistico il bello viene trasmesso, studiato, progettato e prodotto, e questo attraverso i linguaggi e le tecniche più appropriate. A cosa conduce un diploma di liceo artistico? Ovviamente sono 2 i percorsi principali che possono essere intrapresi. Uno è la prosecuzione degli studi a livello universitario, nell'Accademia delle Belle Arti, negli istituti tecnici superiori, in quelli che sono i percorsi di formazione post-diploma. E l'altro, un inserimento diretto nel mondo del lavoro, in studi grafici, in atelier di progettazione e in aziende e studi di progettazione. Qual è l'organizzazione del liceo artistico? Il percorso di studi è suddiviso in 2 parti, il biennio e il triennio. La parte biennale, quella che bisogna considerare molto attentamente se ci si intende iscrivere al liceo artistico, è costituita da 3 percorsi fondamentali. Il primo è un percorso comune di liceo artistico tradizionale, caratterizzato dal fatto che oltre alle discipline tipiche degli studi liceali si aggiungono quegli studi e quelle discipline più specifiche, cioè quegli studi di grafica, gli studi pittorici, di discipline geometriche, plastiche e scultoree. Inoltre c'è uno spazio di laboratorio artistico vero e proprio che ha una valenza fortemente formativa e orientativa per guidare nella scelta del triennio successivo, dove si dovrà decidere quale indirizzo intraprendere. Un secondo percorso è il percorso Cambridge. Oltre al percorso tradizionale si aggiunge nel percorso Cambridge un approfondimento della lingua inglese. Sappiamo bene qual è la richiesta dell'Unione Europea nello sviluppo di competenze linguistiche e noi cerchiamo di aiutare i nostri studenti ad acquisire le competenze in questa direzione. C'è un potenziamento vero e proprio dello studio della lingua inglese anche con l'aggiunta di ore pomeridiane, in media 2 ore a settimana, tenute anche da dei madrelingua che possono potenziare l'acquisizione delle lingue in modo assolutamente preciso e puntuale. Inoltre, questo percorso prevede che alla fine del terzo anno, quindi dopo il primo anno del triennio, si possa tentare di ottenere la certificazione linguistica di livello B2 o C1. Il terzo percorso che può essere scelto nel biennio è il corso di innovazione didattica. È un corso in cui la scuola crede molto. In che cosa consiste? È caratterizzato da un approccio assolutamente trasversale attraverso le discipline che concorrono allo sviluppo e al potenziamento delle competenze fondamentali. Si privilegia il lavoro in gruppo, si privilegia l'utilizzo guidato e consapevole delle nuove tecnologie. Gli studenti diventano protagonisti del loro percorso formativo e anche gli insegnanti sono coinvolti in questo nuovo approccio nella condivisione di mezzi, strumenti e materiali. Alla termine del biennio
lo studente dovrà scegliere uno dei quattro indirizzi di cui è composto il liceo artistico. L'indirizzo arti figurative, l'indirizzo architettura e ambiente, l'indirizzo audiovisivo e multimediale e l'indirizzo design. Quest'ultimo indirizzo si suddivide in quattro curvature specifiche. Per quanto riguarda l'indirizzo arti figurative, si studiano in questo indirizzo gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nel loro complesso e nei loro aspetti espressivi e comunicativi. Si matura in questo caso la consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali della disciplina. Si studia anche come inserire tali elementi nel contesto architettonico, urbano e paesaggistico. Si curano e si fanno assimilare i principi della percezione visiva e della composizione delle forme. Nell'indirizzo architettura e ambiente si studiano gli elementi costitutivi dell'architettura, nei loro aspetti funzionali ed estetici e nelle logiche costruttive fondamentali. Si matura la consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali della disciplina. Si acquisiscono le metodologie progettuali applicate alle diverse fasi. Si conosce l'architettura moderna e le problematiche urbanistiche ad essa connesse. Si sviluppa e approfondisce la consapevolezza della relazione fra progetto e contesto. Nell'indirizzo audiovisivo e multimediale, gli elementi approfonditi sono quelli costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali nei loro aspetti espressivi e comunicativi, con una sempre maggiore consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali della disciplina. Si approfondiscono i principi della percezione visiva e della composizione dell'immagine. Si affinano le tecniche delle opere audiovisive contemporanee e si cura la riflessione e lo studio delle loro intersezioni con le altre forme di espressione artistica. E arriviamo ora all'indirizzo design. L'indirizzo design è composto da quattro curvature. Hanno tutte qualcosa in comune. La loro differenza sta nello studio, nell'utilizzo dei diversi materiali. Nell'indirizzo design i codici dei linguaggi grafici e progettuali vengono approfonditi in modo puntuale. Si studia la forma nell'ambito del design. Si approfondiscono le strategie espressive, tecniche e tecnologiche, quelle adeguate alla definizione del progetto grafico e alla costruzione del prototipo. Si puntualizzano i principi della percezione visiva e della forma. Nell'indirizzo design arte della moda, i materiali utilizzati sono quelli attinenti all'abbigliamento. In questo corso in particolare, la scuola ha deciso di inserire il percorso ESABAC. Il percorso ESABAC dal 2016 consente agli studenti di ottenere un doppio diploma, che ha valore sia in Italia che in Francia. Si basa sull'acquisizione delle competenze linguistiche nella lingua francese. La scuola ha attivato diversi partenariati con scuole superiori francesi di Bordeaux, Parigi e Lille, che consente di attivare esperienze di lavoro e di progettazione molto interessanti. Altra curvatura dell'indirizzo design è l'arte della ceramica, dove i materiali della ceramica sono quelli trattati nei laboratori molto riforniti del nostro istituto. La terza curvatura è quella dell'arte, dell'arredamento e del legno, in cui ci si concentra sempre nel quadro del design, allo studio, alla predisposizione, alla progettazione e alla produzione di materiali in legno. Nella quarta curvatura dell'indirizzo design, l'arte dei metalli, delle oreficerie e della moda, si acquisiscono le competenze relative alla lavorazione dei metalli in tutte le loro forme. Questa breve presentazione non potrà sostituire una visita al liceo artistico Gaetano Chierici. Una visita nella giornata delle scuole aperte, che potrà essere seguita da tutti coloro che sono interessati a visitare la nostra scuola e capire da vicino la sua organizzazione. Abbiamo previsto tre giornate per la visita del nostro istituto nelle date del 12 dicembre, del 9 gennaio e del 16 gennaio, dalle 15 alle 18. In queste visite potrete vedere virtualmente i nostri laboratori, avere la disponibilità
dei docenti per un colloquio diretto, poter intervistare i nostri studenti per rispondere a tutte le vostre domande, a tutti i vostri dubbi e per osservare la struttura e l'organizzazione degli studi del liceo.